Immaginate di avere un'attività avviata che procede a gonfie vele da 20 anni. I vostri clienti le avete. Il negozio è figo e fornito. Vi state godendo la vita a 47 anni tra sport e famiglia, ma decidete di rimettervi in gioco e spendere più di 500.000 di euro per creare una delle strutture indoor più fighe di tutta Italia, proprio come tributo al vostro sport. A me sembra folle. Però senza un pizzico di follia non avrei neanche mai aperto il mio bike park a 20 anni. Senza un soldo in tasca, ma rischiando soprattutto di crearmi i debiti che mi sarei portato avanti tutta la vita. Ciao, sono Roberto Borgonovo, ho 47 anni e sono il titolare di Front Ocean da ormai 20 anni. Front Ocean BMX è il distributore italiano di BMX più grosso e fornito d'Italia. Quindi in pratica tutte le BMX che vedete nei vostri local shop e negli store arrivano proprio da qua. Per esempio tutte le BMX che abbiamo a noleggio nel Monza Pizza sono di Front Ocean. C'è anche un negozio fighissimo per il pubblico dove potete trovare tutti i ricambi. Manopole, pedali, ruote, manubri, copertoni e chiaramente le BMX complete. Vi sembrerà strano, ma tutto questo è dentro questa apparente normalissima villetta. Allora, Front Ocean nasce 20 anni fa e l'avevo rilevata da un altro ragazzo che aveva fondato e aveva creato questo Front Ocean. Io cercavo dei pezzi per la mia BMX e un ragazzo mi consigliò di andare da questo ragazzo di Pero che importava, vendeva dei ricambi di BMX. Passo dopo passo sono entrato nel team e un bel giorno arriva e mi dice: guarda che io chiudo l'attività perché per esigenze lavorative non riesco ad andare avanti. Mi propone di rilevarla e da lì è cominciata l'avventura. Ho rilevato l'attività, l'ho portato in questo posto dove siamo adesso. Dovete sapere che uno dei miei primi sponsor che mi ha supportato è stato proprio Robby di Front Ocean. Io stesso ero un team rider di Front Ocean all'inizio, nel senso che ormai il team fa parte di questo mondo, un team, un gruppo. La cosa a cui tenevo di più era quella di avere un gruppo di amici che supportavano me e diventassero un po' la mia family. E io non ho mai girato in BMX, ragazzi, ma Robby ha creduto in me perché ha visto che mi impegnavo in quello che facevo e quindi aveva deciso di supportarmi dandomi pezzi che mi potevano servire per la mountain bike e dandomi visibilità sul loro sito nel team pro, che al tempo, ragazzi, per me come ragazzino emergente voleva dire il mondo. Ancora oggi quando vedo i ragazzi che sono orgogliosi di girare per Front è una delle cose che mi dà veramente una spinta in più per andare avanti. Adesso, dopo 20 anni di attività, di crescita, di consolidamento dell'attività, siamo arrivati a un punto che avevamo l'esigenza di spostarci da questo posto, purtroppo, perché io sono molto legato. Era un po' di anni che stavamo pensando a questa cosa e ho deciso di farla bene, di dare un po' indietro alla BMX quello che la BMX mi ha dato in questi anni. Ovvero di investire, attaccare al nuovo magazzino uno skatepark. Raga, ecco a voi Frontier. Avere uno skatepark alto livello come non c'è in Italia, indoor, è una cosa che sognavo da anni. Combinato le due cose, l'esigenza di un magazzino più grande con la realizzazione di un sogno che avevo da tempo. Una domanda però, perché Front Ocean? Si chiamava così. Ah, non sai neanche dal motivo? No. Bello però, il nome è rimasto. È rimasto. Ora, io e Robby siamo amici e condividiamo lo sport. Se seguite il canale avrete sicuramente visto Robby in video di motocross o in downhill. Ma in questo video ho proprio voluto farvi conoscere lui come persona, ma soprattutto il suo mega progetto. Che ci vogliono due balle così per fare quello che sta facendo. Spiega perché Frontyard, che cosa significa in italiano? È un po' il giardino di front. Capannone da fuori promette bene, c'ha un giardino, raga, della Madonna, con delle possibilità veramente grosse. Capannone è diviso sia in negozio sia parte park. Già che il fondo del capannone è piccolo, mi piace. Sono circa 1200 metri quadrati. Qui ci sarà una mini spina che è divisa in due, molto articolata. Qui ci sarà un roll-in, porta alla foam pit. Qui, ragazzi, sorgerà una mega ball tutta in legno, fighissima. Tutto il flat sarà rivestito di legno, una scelta anche quella ragionata.
non vogliamo lasciare cemento, lamierini, niente, sarà tutto raccordato, tutto completamente di legno. Il Robby non ha badato a spese. No, qui ci troviamo nella parte che è il magazzino. Qua il magazzino. Questo è sempre lo scaffale che continua, oggi è così. In un secondo momento vorremmo fare qui area chill, diciamo. Qui saranno dei divanetti, un calcetto, una televisione, uno sale, può stare qui, starsi un attimo e allo stesso tempo avrà la vista completa su tutto il parco. Mi stavo dimenticando la parte più importante, in realtà, negozio. Buon Front Ocean dovrà anche andare avanti, giusto? Cioè, non è che chiude Front Ocean e nasce Frontyard. No. Saranno due realtà che convivono. Adesso è ancora un ufficio in uso, stanno traslocando i vecchi proprietari. Qui vedremo sostanzialmente il fronte di adesso sarà qua. Esatto. Va bene, diamo una mano. Obiettivo segnato, check. Bastardo, tutto segnato. Mi ha rovinato tutta la lente per niente. Il primo muro del capannone. 11.000 euro di officina, porca puttana. Quello è il recinto dei matti. È la gabbia. La gabbia per Ivo. Sgabbivo. Ah, praticamente Robby e i ragazzi di Front Ocean queste settimane monteranno, inizieranno a sistemare un po' tutto il negozio, magazzino di qua di là. E invece qui ci sono i ragazzi che costruiscono lo skate park, che è un team di professionisti proprio, cioè non sono ragazzi a caso, che avranno un bel po' di lavoro da fare. Posso farti una domanda? Tempistiche di lavoro effettive per costruire uno skate park del genere? La preventivate 8 settimane. 8 ore al giorno, 8 okay. settimane. Questo è l'obiettivo. L'abbiamo suddiviso, cerchiamo di mantenere gli obiettivi giornalieri e settimanali, vedremo alla fine, insomma. Raga, questo però vi fa capire come sarà lo skatepark. Cioè, guardate già soltanto, questa è una curva di un pezzo della bowl. Cioè, guardate che figata che è. Tutti i pezzi sono già sagomati, perfetti. Cioè, praticamente si incastrano a puzzle. E praticamente tutto il park è in mano loro, ragazzi. Primo giorno di lavori, raga. Ce n'è di lavoro da fare qua dentro, eh. Mi ricordo un po' quando è iniziato il Monza Pizza. Il primo giorno è il giorno più emozionante, perché vedi il tuo sogno realizzarsi, ma allo stesso tempo sei lì che dici: porca puttana, lo sto facendo veramente. Seconda volta che torno qua, passati 3 giorni, vediamo i progressi. Ah, vedi, qua hanno finito la gabbia per i matti. Ma la madonna, qui hanno montato già tutto. Allora è finito, quando è che si gira qua? Noni. Che lavoro è? Madonna. Non spoilerare. No, questo qua è YouTube. Non vedi che c'ho il telefono orizzontale, Robby? Sai che orizzontale non si fa. La cosa pazzesca di sto skatepark è che anche il flat sarà completamente pannellato da là a in fondo all'altra parte. Non ci sarà nulla non in legno. Preoccupato come fossero i tuoi pargoli. Mio bimbo. Raga, in realtà c'è un luogo segretissimo. Intorno al quale gravitano già parecchie idee. Raga, di spazio ce n'è veramente tanto qua, tra giardino, capannone, tetto. Io in tutto ciò ti dico: non vorrei essere al posto del tuo portafogli. Allora, neanche io oramai sono. Da tutto ciò, la cosa che secondo me si chiedono veramente a casa è: effettivamente, per aprire un posto del genere, hai deciso di fare un investimento così grosso per l'amore dello sport? E soprattutto, l'amore dello sport quanto vale? La realizzazione di un sogno tante volte non ha prezzo, anche se poi devi fare i conti con i numeri. Ma i numeri? I numeri, dati alla mano, vogliamo sapere i numeri. Sono molto lontani da quello che avevo preventivato all'inizio. La copertura finale della rampa è composta da 700 pannelli di betulla che costano circa 12, 13, 14 euro al metro. Quanto è costato tutto il legno del parco? Ad oggi siamo circa 60-70 mila euro. Solo legno. A fine lavori, cosa prevedi che sarà il valore effettivo del parco? Siamo, secondo me, intorno ai 400.000 euro. E poi dopo c'è la parte invece di linea dirt e di parco esterno, perché all'esterno c'è un piazzale di 1000 metri quadri che va riempito di legna, anche quello. Secondo momento lo faremo chiaramente, adesso iniziamo a partire. Sì, sì, certo. Oltre a richiedere tanto tempo, io l'ho visto un po' come in questi anni, ormai è 20 anni che Front fa la sua attività, per regalare un po' quello che la BMX mi ha dato in questi anni. Quindi ridare un po' alla BMX quello che la BMX mi ha dato in questi anni. Chiaramente tutto parte dalla passione, perché se non ci fosse la passione non avrei fatto niente. E tutti gli ostacoli che ho trovato fino ad oggi e ho superato a testa bassa, sono partito solo grazie alla passione e alla voglia di fare questa cosa qua, ecco.
Raga, sentire certe parole da Roby, comunque con una persona ha già una famiglia, vive bene, cioè ingabolarsi in queste cose, cavolo, dici, ma devi volerlo? Raga, è solo passione. È passata circa una settimana dall'ultima volta che sono venuto. Sono appena entrato e ragazzi stanno andando avanti alla velocità della luce. Tra l'altro non vi abbiamo neanche svelato la location dove si trova questo posto e soprattutto che sarà aperto a tutti. Ieri gli ho scritto a Roby, ma quindi porto già la bici? E lui giustamente mi ha detto: col cavolo, devo essere io il primo a mettere le ruote sulla mia rampa. Però io nel dubbio la bici me la sono portata lo stesso. Lui in questo momento non c'è, sono solo gli operai che stanno facendo lo skatepark e quindi non sarà lui a mettere le ruote per primo sulla rampa. No, no. Eccoci qua. Allora, qui hanno finito praticamente tutta la zona officina. Non si vede, ma hanno montato anche quella parete che non c'era. Quest'altra parete con la porta per dividere le zone di magazzino noleggio con il park. Madonna. Come vedete dall'ultima volta hanno aggiunto anche un funbox qua in mezzo che sarà il salto principale di questa bowl. Hanno iniziato a pannellare col primo strato di pannelli. Hanno installato un po' di coping che sono questi tubi di ferro che servono principalmente a pattini e skateboard, siccome questo posto sarà aperto anche a loro. Qualcuno è già sceso da una rampa? Però nessuno ancora in bici. Sai cosa mi ha detto ieri sera Roby? Mi fa: no, no, ero io il primo a mettere le ruote nel park. Ma lui non c'è in questo momento. Io non ho detto niente. Allora ragazzi, un saluto a Roby. Inauguriamo la sua rampa così. Ufficialmente il primo ad aver messo le ruote dentro questa bowl. 2 seconds later. È arrivato Roby. Quindi? L'hai provata o no? Adesso. Non l'hai ancora provata? Chi è che l'ha provata? Chi è che l'ha provata? Oh, l'ha provata? Bastardo. Niente, niente. Ti devi permettere. Cosa fai? Oh, droppi? Si è fatto venire la voglia. No, sì. Voglio fare quello. Subito la hip. Le marche devono essere le mie, se permetti. Se permetti. Va su, va su. Rischio da cazzo. Questi giovani di oggi. Tu spendi e gli altri provano. Porca troia. Raga, che dire? Io sono veramente orgoglioso di conoscere persone così nella mia vita, perché mi ispirano e mi danno il coraggio di osare e credere che tutto è possibile nella vita se lo si vuole. Io spero che questa prima parte di questa storia vi sia piaciuta. Lasciate un like per supportare il canale. Io purtroppo non posso seguire ancora i lavori perché devo andare al Crankworx di Rotorua, e quindi quando tornerò molto probabilmente tutto sarà ultimato e nella seconda parte finalmente proveremo questo skatepark e soprattutto vi svelerò la location di Frontyard, perché ragazzi, vi ricordo che questo posto sarà aperto a tutti.